Ciao gente simpatica, io sono Valdorf e siamo tornati di nuovo su Ring Fit Adventures. Di nuovo in ritardo, sottolineerei, ma non posso farci niente. Il letto è così comodo. Test audio? Funziona perfetto. Vabbè, principalmente anche perché sottovaluto ogni volta, tipo ora è l'ottava, ho perso il conto ormai. Che ci metta almeno un 8 minuti buoni a preparare, insomma, a impostare il secondo portatile qui per la chat, così è più pratico. Poi lo schermo per vedere, poi sistemare, vabbè, per terra ci mette poco, ma impostare la console giusta. Ora in particolare che ho appena giocato a Zelda per Wii U, cioè Zelda per DS, ma su Wii U, ho dovuto scambiare un po' di cavi e poi tante altre solite cose. Non sono abbastanza... E no. Allora, giusto un bit, ok. Direi che è meglio. Ho adesso anche un tappetino per terra, quindi non mi impolvero quando faccio cose, beh, per terra. Allora, il gioco ci fa adesso un bel riassunto, che non ne avrei bisogno, ma è sempre una buona pratica, in verità, infatti dovrei farlo ogni volta. Nuovo? No, quindi non ho streaming, ho perso davvero il conto. È il giorno 9 della tua avventura. Tra poco saranno 10 giorni da quando hai iniziato il tuo programma di allenamento. Come ti senti oggi? Hai fame? Non ho fatto colazione, quindi... Ma non ho proprio fame. Sarà perché non sono abituato a fare colazione, visto che mi sveglio un'ora così... interessante, ma non ho fame. Benissimo, sei pronto, possiamo iniziare. Ok, forse un po' ce l'avrei, in particolare perché c'è un pezzo di torta lì accanto. Torta fatta in casa, ma è comunque buona. Stretching. Di iniziare anche questa giornata, ma non lo faccio mai. Mi spiace. L'esercizio fisico può essere impegnativo, ma può anche dare una bella sensazione. Non concentrarti troppo sul numero di ripetizioni che riesci a fare in una sessione. Potresti scoprire che concentrarsi sul seguire la forma corretta è più efficace. E fai una pausa se avverti stanchezza. Dacci dentro, faccio il tifo per te. E perché fa gli addominali così laterali? Oh beh. Siamo ancora al mondo 5, Draco vs. gli Atletici 4, ed è il primo mondo che sta durando 3 episodi. Negli episodi precedenti, l'uomo aiutato dai nostri eroi non era che... No, ok, non va così indietro il riassunto. Arriviamo nella terra dove ci sono i super 4 del fitness, li chiamo io, ok? Perché sono quello. Abbiamo prima incontrato Natasha Coscia, che ci ha fatto allenare le cosce. Poi c'era il tizio dei bicipiti, non ricordo il nome, che abbiamo combattuto in una battaglia 1v1. Era molto forte. Poi c'era una scena tipo Dragon Ball Tenkaichi dove spammi il tasto per vincere la Kamehameha, ma invece di spammare il tasto devi premere sugli addominali, quindi non ho arrivato fino in fondo. Non voglio, aspetta, vero, c'è la funzione salva video. Anche quello è un'eventualità, perché io voglio leggere il riassunto. E dopo il tizio degli addominali abbiamo incontrato l'ultimo, Adonis Abdomis, che ci ha fatto fare un paio di allenamenti. Passata la sua prova, a Ring e Valdorf resta solo un ostacolo: Libra Aekis, maestro dell'equilibrio. Super 4 dell'equilibrio, va bene. E dopo che otteniamo anche il suo favore, potremo avere abbastanza potere per sconfiggere Dracofit. Speriamo, ma intanto sono incuriosito da questo. Perché c'è un nemico dorato lì? Nemici dorati? Un balzano dorato? Oh, sono i classici. Quel tipo di nemici pieno di monete. Approfittane prima che scappi. Ah, un classico. Allora, non so se ho tempo qui, ma se come spero, allora più volte lo colpisco, più mi darà. Quindi questo colpisce tantissime volte. Questo colpirà un fracasso di volte, vuol dire che mi darà un fracasso di soldi, no? No, non è come pensavo. Però è una mossa più forte che ho, quindi va comunque bene. Anche se potevo, ora che ci penso, usare la pozione per aumentare il danno delle mosse rosse. Non ci ho pensato.
Gli ho fatto metà vita, quindi basta un frullato e lo faccio fuori. Allora, la mossa più forte che farei è le cosce. Quindi ho un frullato viola o un frullato giallo? Non ho viola, quindi giallo. Così, seppur gli ho fatto metà vita con una mossa, è la mossa più forte, ha 10 di potenza più delle altre. Quindi, con questa, col bonus aumentato, lo faccio sicuramente fuori. Non si sa mai... Non si sa mai davvero. Così non spreco niente. Ok. Sarà in posizione. Okay. Penso gli farò anche più del previsto, ma... Meglio sempre essere sicuri. Non so neanche se quanto tempo sta in pista, perché... Boh, i nemici di questo tipo scappano dopo... Anche subito sei sfiga. Ma se non è sfiga, meno. Però se lo lasciavo con 10 di vita e scappava, davvero non me lo perdonavo. Quindi va benissimo così. Così lo faccio fuori. Però non è giallo, è dorato, quindi... Anche se faccio mosse gialle non è super efficace, no? È triste. Ma no, dai, i nemici dorati chiaramente non sono gialli, sono colori diversi dopo tutto. No, non penso lo facevo fuori. Ora col bonus di poco poco. Quante monete? Non sembravano troppo. 500, ok, no. Sono tante 500. Ah, ho anche farmato un po' fuori streaming, ma davvero poco, quindi non penso mi cambierà molto. Preso! Curioso. Vabbè, a noi. Percorso della fatica. Inizio già a consigliare mosse verdi. Vediamo quali ho. Sì, ne ho ben due. Ah, ho anche sbloccato quella del guerriero recentemente, vero? Aspetta, questa è... Vabbè, è yoga ma è rossa, è strano. Ok, posizione guerriero che è un attacco adarissima. Che è forte come l'altra singola, quindi... Boh, ho due mosse verdi nel caso. La prima però ha più cooldown. Ho frullati verdi, ora mi chiedo. Ho il tè verde. Ok, quello che immaginavo. Perfetto. E iniziamo allora. Insomma, si nota che ci stiamo avvicinando pian piano alla maestra dello yoga, visto che ci sono più mosse verdi ora. Dai, andiamo! Andiamo, sì! All'avventura! Ok, dammi i soldi. No, quindi non io. Ok. No. Cavolo, tre drop. Col cavolo che li lascio lì. Forza, ci siamo. Ci siamo un corno, ma... Dura 5 minuti, quindi immagino giusto una battaglia ed è fatta. No? Se non è troppo lunga la battaglia. Solo spiegati su queste salite maledette. Il male del male, le salite... Con il nastro trasportatore al contrario. No? Ok. Cavolo, tantissima roba. Non devo mancare neanche una chest. Ok. Questo si poteva mancare in verità. Allora, che abbiamo qui? Ok, gli tizi verdi. Basterà una posizione del guerriero B. Tempo di fare part time. Ok. Posizione corretta. Ah, no, deve essere anche... Mi piace però come... Mi piace la posa. Mi piace, è molto aerodinamica. Peccato non si vede perché è molto larga. Curioso come ci sono due mosse per girare i polsi. Ma l'altra devi farlo veloce, a ritmo. Questa invece devi farla molto piano. E tutte le mosse verdi le fai piano, quindi... Sarà una live lenta questa? Ho questa idea. Questo resiste bene. Penso che non basteranno due mosse verdi. Che mosse faceva? Non ricordo più. Sputtava aria. Altro lato. Verso il basso sempre. Quindi. Aspetta, com'è la posizione? Non capisco che bam... Non è che devo usare l'altra gamba per... Stare in quella posizione, tipo... No, mi vuole con questa gamba girato col piede così, quindi è questa gamba. Ok. Non è buono. Ok, così forse? Già meglio? Il fatto è che alla mia destra
non c'è tanto spazio quanto sembra. Vedete quella piccola linea bianca verticale sul lato dello schermo? E mi armadio. E non posso chiaramente fare esercizi che vanno a influire in quell'area, altrimenti, beh, batto sull'armadio. Quindi adesso sono un pochino più indietro, quindi spazio ce l'avrei, ma devo gestirmelo bene. Cioè, giusto questa parte qua è più scomoda. Allora, ci sono. Paro tutto. Paro un bel po'. Fatta. Allora, poi ho un'altra mossa verde, per fortuna, ma poi sono tutti in cooldown. Però dovrei farlo fuori con una terza mossa a scelta, direi. Quindi, posizione guerriero sia. Quella iniziale, ah, vecchi tempi. Quanto tempo non la usi, in effetti? È ancora scarsa, purtroppo. Non ho mosse verdi super forti come le altre. Ho una, in verità, sì, molto forte per gli attacchi ad area. Ma solo quella. Piegati lentamente a sinistra. Ah, sinistra, ok. Pensavo in avanti, mi sono confuso con l'inchino giapponese. Che anche quello è una mossa, dopo tutto. Devo piegare il ginocchio in avanti, ma non quello dietro. Poi ovviamente farò cambio. Ok, se mi sbrigo un po'. L'importante è fare abbastanza lentamente in modo che prenda fuoco. Se non prende fuoco non fa abbastanza danno. Il tappetino mi scivola qui. Strano, perché dovrebbe essere... Cioè, a me sembra resistere qui. A me non sembra scivolare se provo a rimetterlo a posto. Oh beh. Comunque sì, confermato, muore. Muore con un'altra mossa scelta. Ho sua fortuna anche adesso. Credo di poco non muore. Anche perché ho sbagliato la mossa. No, non moriva. Ok. Scudo ominali per me. Allora. Sì, attenzione, vento quando espiri. Poi non è che la sento tanto, ma ok. Questi invece fanno male, non mi immagino quello nero quanto farà. Bene, l'ultima, la più forte. Non super efficace, ma è la più forte. È come fare terremoto a un Pokémon senza pensare alle debolezze. Ah, accetto che questo non è che fa così tanto male rispetto alle altre. Ma fa più male comunque. Quindi perché non usarla? Poi quando ho previsto che beccavo il cuore extra, era a livello 37, se non sbaglio. Oh, un po' di addominali qui. Le squat, va bene. Stessa cosa. Ti muovi. Finché ti muovi tutto addominali. No, ok. No. Oh, qui. No, non l'ho preso tu. Va bene, non importa. Quella? Allora, fino dopo, vero? Ok, ok. E siamo ancora in pista. Oh, fermi tutti. Quelli li voglio tutti. Ok. Oh, vedo altri nemici. Un bel po', quindi... Altra mossa verde d'aria, presumo. Ho perso i soldi, ok, ok. Ok. Un po' variegato, ma... Chiaramente posizione del guerriero B farà il suo dovere. Mi preoccupo che dopo mi toccherà fare lo squat, ho paura. Speriamo di no. Quindi qua è chinato, mentre la gamba lì... Adoro molto sta forma, perché c'è sto tizio che la fa molto... In maniera... Non so, elegante. Mi piace. Mi piace questo mino che fa così. Ok, forse ho messo male il piede sinistro. Allora, previsioni? Farò fuori quella a sinistra e quella a destra. Quella a destra non sono proprio neanche sicuro. Di pochissimo. Quella a sinistra però sicuro. Destra se non sbaglio nient'altro, forse. Più in qua magari qui. Ok. Ruota lentamente. Giro tutto. Allora. Poi quelli. Mi toccherà fare un'altra mossa d'aria, ovviamente. E non mi rassicura. Vabbè, anche se quella destra non muore lo faccio fuori con. Aia, fa male solo dirlo. Squat l'asse. Potrei anche non fare, no, però ora che vedo non mi sono curato, quindi dovrei fare il possibile, no, dovrei fare il possibile per non morire. Ho tre, mi attaccano tutti e tre.
Quella al centro fa male, gli altri... Questo qui no, questo un po' di più, ma quella al centro farà ancora più male. No, non ha fatto niente, loro due. Lui farà ancora mezzo. Ok, ma sto bene dopo tutto. Nonostante tutto, allora sì. Mi tocca fare l'asse qui. Così faccio fuori quella sinistra e quella destra. Quella al centro no, ma non voglio che attacchino più, grazie. Facciamo sta asse. Appoggio Lincoln, in superficie orizzontale, non è proprio orizzontale, ma ormai non è importante. Allora, com'era? Lì. Così. Giusto, no? Ok, diamoci dentro. Ora, così. Così vuoi. Non ho fatto full danno, ma una volta. Non è giusto? Molto bene. Fantastico. Come? Sto sbagliando qualcosa. Il fatto è che non posso neanche vedere cosa. Faccio bene? Splendido. No, faccio bene, faccio buono, eh. Faccio bene. E torna indietro. Ah, ok, devo rilasciare. Perché ora non ho fatto bene. Ah, perché mi ero mosso. Ah, è vero, bene. Ok, troppo forse. Ancora una volta, bene così. Ho fatto. E torna. Lascia, ok. Ce l'hai fa, alzati senza fretta. E si è alzato con. Indovinate quanta fretta quello? Tantissima. Ok, da che parte? Di qua, ok. Dai, l'asse è fatta, spero non torni più. Dovresti spero. Tensione nel ventre, non nelle braccia. Questo farà un po' di male, ma. Reggo, questo è un altro. Forse. Ma con questo muore sicuro. Vero? Per i miei calcoli sì. Spero siano giusti i miei calcoli, altrimenti se sbaglio due volte il calcolo di fila, ovvero se lo faccio fuori e se resisto un altro attacco, beh, ho perso. Infatti sto anche lampeggiando. Devo mettermi una mossa di yoga. Quella è per riprendere vita. La usare contro il boss, dai, tanto qui vinco lo stesso. Se non sbaglio tutto. E non dovrei. Ok, ancora uno. Vediamo se posso fare prima invece di cambiare direzione. No, ok. Cambiamo lato. Non scordarti di cambiare gamba. Ne basta giusto uno qui. Ecco qua. Poi nel caso ci sarà un altro combattimento dovrò usare frullati. Ne ho fatti un paio, ma pochi. O posso cambiare anche mosse in effetti. No, non serve neanche frullato, basta una mossa per curarsi. Veloci qui che devi fluttuare. Ui! Oh, bello. Sotto c'erano ceste però. Vabbè, qui ci sono soldi, quindi forse meglio. No! Non ho premuto sotto. Ho premuto davanti, dai. Come non me lo conta di sotto? Dammi qua ascensore. Su. Ups. Ah, c'è un'altra l'altra corsia forse era per se fluttuavo correttamente. Vabbè. No. E qui è contrario, no. Non ho preso il turbo. Vabbè, ho fregato comunque un po' di soldi. Traguardo. Ora facciamo una bella posa della vittoria. Ci sono? Si convertirà in lo so come si fa. Esperienza. Pronto. Accovacciati, accumula il collasse. Collasso! E il livello è completato, ancora due prima del boss. Posizioni, ok, così ne approfitto per... Bene. Giù. Perfetto. Ok, un buon numero. Non ho faticato troppo, ma perché ho appena iniziato. Level up. Mossa nuova per i calcoli. Che calcoli. Ok, calcoli tutti in fumo allora. Come diceva il mio prof di matematica, prendi la matematica e la butti nel cestino. Allora, ci sono due allenamenti qui. Ma non li faccio. Li faccio se avanza tempo prima della fine live. Ce n'è anche un'altra dopo.
Al massimo guardo la ricompensa, se dai una mossa, allora subito. Frullato pesca. Cos'è frullato pesca? È per convertire le mosse in mosse rosse? No, esiste già. Boh, vedremo dopo. Allora, cascata del gran balzo. Non ci sono mosse consigliate. Allora, andiamo all'avventura, no? Come si dice da queste parti? In particolare da queste parti inteso come camera mia. Dalla camera mia si diffonde all'intero universo. Ok, l'universo è un po' troppo. Intero mondo? Non è un continente? Stato. Un trampolino, non so come. Ah! Cos'è questo? Un altro squat. Ok. È un trampolino come altri. Più fondo del combattimento, più in alto salterai. Oh, buono sapersi. Non mi sono messo molto, vero? Ui! Oh, non devo chinarmi per bene qui. Cavolo. Wow! No. Di più. Dai, era buono! Cosa non va qui, gioco? Wow! Che fatica qui! Dai, ma era buono! Guarda quanto mi chino! Dai, cosa vuoi di più? Ok, dovrebbe essere ancora in live. Però mi si è interrotta. Mi si è interrotta nel bel niente. A caso poi. Vabbè, non importa. Allora, come l'ho messo? Ok, sì. Vabbè, mi ha disconnesso. Buono così. Altrimenti mi dava una mossa sbagliata. O me la dava anche buona per questo. Sentivo movimenti strani. Sentivo che il gioco la stava prendendo bene. Ok, l'ho fatta storta la posizione guerriero, ma. Così mi pare buona. Ok. Questa, ok, scusa se faccio in fretta. Ma sai, c'è un mondo da salvare. Non ho tempo per fare troppa yoga. Un po' sì, ok, ma. Anche il gioco ha ragione, dopo tutto. Fai bene gli allenamenti e non avere fretta di finire il gioco, no? Seppur dovremmo, sai, salvare il mondo. Strano questo gioco. Ma si è già capito, forse. Che è strano. Ok, così l'ho presa storta in verità qui. Dovrei riagganciarla appena torno indietro. Immagina di aprire le clavicole a destra e sinistra. Ok. Ah, perché dall'altra parte. Vero? No, era giusto forse. Così. Vero? Ah, da, ok, così si gira, ok. Mi stavo già confondendo. Oh, non è andato. Quello a sinistra no, ma di poco. Ma non faccio l'asse per quello. E giù. Fatto. Oh, scusa. Ok, quindi dovrei fare l'asse secondo una tattica buona per fare fuori il Tapetix che non curi il pesistaccio, ma. Che sta per attaccare. Ma. Ho capito, facciamo l'asse. Facciamo l'asse. Perché non ho altre mosse ad area? Perché? Perché le altre non sono così forti. Ovviamente. C'ho quello dell'arco che potevo tenere dopo tutto, ma. Non ho. Non sapevo come fare, ecco, perché devo togliere un'altra mossa forte e non l'avrei fatto. Forse potevo togliere la mossa forte verde. Forte, neanche così forte. Non ci ho pensato. Ah, che fregatura. Allora,
Pensarci prima però, Waldorf. La tattica. Metà della tattica è anche preparazione. Ok, in questo gioco ne è proprio metà. Gioco. Gioco! Come non è giusto, ma è giusto. Gioco. Ok, si comincia. Ok. Giusto. E direi che è morto già. Bel lavoro. Ottimo. Se non è morto adesso, o sta schivando, cosa che non l'ho mai visto fare nessuno. Oppure. Boh, ho sbagliato bersaglio. Cosa che non si può fare neanche, visto che è una mossa da 3 su 2 nemici. Quindi che veloce. Ora partono le veloci. Buono. Raddrizza però. Quante manca? L'ultima spera. Ancora una volta ha detto. Ah, ancora una volta ha detto. Ah, un attimo gioco, vengo e paro. Per favore nemico, aspettami. Ti prego. Ah, ok, sto arrivando. Ah. Ci sono a parare. Penso fare un po' più male, ma. Non è davvero un problema. Ok, forse è un problema se fa metà vita di un colpo, ma è solo un piccolo problema. Allora, ho fatto questa vita con una mossa da 60 e una da 50, quindi 110. No, non so se lo faccio. Forse con la mossa forte rossa lo faccio fuori. Proviamo. Tanto non attaccherà comunque, visto che deve ancora caricarsi la mossa. Ah, bene, tocca il pestaggio. Tocca a te il pestaggio. Peccato, è solo un pugno, altrimenti. Arrivava una raffica di pugni. Invece una raffica di un pugno. Se si può chiamare così. No, di niente. Vabbè. Tanto sta ancora caricando il colpo. E finiamo con questa che non ho ancora fatto. C'è anche l'inchino, ma quello è un po' più scarso. Prima o poi lo cambierò, scommetto. Ok. In posizione. Seppur bastare una volta. E infatti. Io sto qua seduto, è comodo. Anche se dovrei correre, forse. Non ci ho pensato. Ok. Sono carico, pronto. Andiamo. Vediamo ancora un tiro da sopra. Penso il gioco vuole che la prenda. Ok, vedo un. Lì c'è un. Sembra un tunnel. Magari ci sarà un autotrasportatore in mezzo anche. No. È un tunnel di porte. Che se è sciotto in un colpo solo, mi danno un po' di esperienza in più. Poca poca, ma è sempre esperienza. Ok. Cos'hai per me gioco in serbo adesso? Casse nuove? O altri salti? Facciamo per altri salti. Abbastanza normale qui. Ok, non serve chinarsi troppo. Forse è questo serve chinarsi tanto. Sì. Ma bastano due salti. Bene così. Casse, casse, casse. C'è un passaggio sotto. Non volevo mandare di sotto. E invece vado sempre più giù all'inferno. Era giusto. Buon per me, dico. Bene, bene. Tempo della canoa, allora. Canoa time. So come funziona. L'ho usata, non so, 5 volte ora. Sono tante. Penso se non. 5 è il numero giusto, vero? Forse 4. Un cuore, grazie. Mi servirebbe così non mi sciottano più. E dove ero finito? Nelle fogne, per caso, visto che devo scendere e salire. Va bene, nel caso sono arrivato. È bello però sta cosa che vai giù, torni su. Curioso, dà un po' di profondità al livello. Seppure letteralmente un rotaie. Non è rotaie, come si dice? Vabbè, il percorso è 1 o 2, ma dopo non puoi neanche avere libertà di scelta. Qui
cuori, grazie. E full vita. Se mi dà cuori vuol dire che c'è un altro combattimento almeno. Ui. Ancora. Ui. Di più. Ui. Ancora un po'. Quanto cavolo devo saltare? Ui. Ancora un pochino. Eccomi qua. Che fatica. Quanti salti qui mi fa fare? Allora, alto turbo per arrivare verso la fine. Oh, ok. È l'ultimo combattimento, presumo. Non ho visto quanto dura, ma penso sia l'ultimo. Un calpestifero ed è solo. Non ricordo se l'ho affrontato la versione, la variante nera. Proviamo. Allora, in posizione, mossa più potente, me ne arrivo. Allora, vorrei fargli almeno metà vita con il mio pestaggio. Fattiamo di no. Sembra molto resistente questo. Tre mosse, presumo, lo faccio fuori. Potevo farlo fuori con dei frullati, ma chiaramente non voglio sprecarli. Potevo mettere una cura, ora che ci penso. Questo farà male. Dimentico sempre le cure. Per la prossima mappa ce l'avrò sicuro, dai. Che fa un po' di male, ma lo faccio fuori in tempo. Poi inchino, non ho ancora fatto oggi. Avrei preferito questo piuttosto che l'asse. È un po' lento, ma fa i suoi danni. Questo, poi altro ed è fatta. Sperando che non facciamo mosse strane che fanno tre cuori e mezzo di vita. Quattro. E dubito, ma la società moderna richiede che io faccia queste presupposizioni e programmi in anticipo. Giusto un po'. No, davvero, se qualcosa di sbagliato accade, tutti ti dicono, beh, tutti no, ma solitamente alcune persone dicono se era una cosa che non è proprio fuori dagli eventi cosmici. Ma dovevi immaginarlo, dovevi prepararti in anticipo. Tipo, ad esempio, se il computer mi si formatta per sbaglio e ho perso tutti i dati di 2D Abda, mi diranno vabbè, un po', forse era meglio se facevi un po' di backup. Che beta, li faccio, anche se recentemente non l'ho ancora fatto, quindi in effetti mi è tornato in mente, devo fare i backup di 2D Aberdam. L'ultimo risale a 2 mesi fa, quindi mi perderei tutti i dati degli streaming. Seppur basterebbe riguardarli per rifare, comunque. Ok, e muori con l'ultima mossa. Cosce. Come la buona Natasha ci ha insegnato. Natasha Coscia. Sono in posizione. Praticamente. Così. Ok, giusto, giusto. Vediamo se non uso anche le braccia, così mi appoggio. No, non ho stretto abbastanza bene. Ok, già meglio. Tempo degli adduttori. Adduttori, vi chiedo la vostra forza. Tutti gli adduttori del mondo. No, questi dialoghi devo farli durante la boss fight, altrimenti non è abbastanza epico. Ed è sistemato. Addio. Quanti soldi mi dà? Bah, quello di prima, il nemico dorato, mi ha dato tipo quante volte tanto? Questo è un terzo di 5? 300 terzi di questo? Si può dire? No, 100 terzi di questo. Vabbè, non è importante il numero. 35, mossa nuova. Squat sumo. Questo è forte. Ho altre mosse viola? O le ho tolte? Non ho più mosse viola, o sbaglio? Comunque è forte. Ah sì, ho la pressione con le cosce. È più, un po' più forte di questo, ma richiede un cooldown. Facciamo al posto dell'asse. Al posto dell'asse penso che mi trovate d'accordo sempre. Ah, finalmente il sostituto dell'asse. L'ho trovato. Ciao X2, benvenuto. Salve signor Valdo, ciao anche a te. Stiamo facendo un po' di ginnastica in streaming. Stiamo appunto proprio adesso rimpiazzando la mossa che non mi piace perché è faticosa. E ora stiamo per raggiungere l'ultimo, li chiamo io, super 4 del fitness, per aiutarci a sconfiggere il cattivo per l'ennesima volta. Piega leggermente i gomiti mentre tieni allargato, ok. Peccato che non puoi chinarti da sinistra a destra per fare le curve per bene. Anzi, non so neanche cosa devi fare qui, solo tenere premuto. Però dai, è divertente. Ui! E siamo arrivati.
Ah, ok, perché ultimo salto? Vabbè, facciamolo. Whee! Almeno l'atterraggio è buono. Quindi, collasse! Collasso! Ora due boss fight di fila. Prima per prendere il Super 4 dell'equilibrio. E infine per il boss di fine capitolo. Intanto, quanto ho pulsato oggi? How are you pulsing today, Waldorf? Thank you. Ok. Esercizio moderato, sir. Oh, ok, understand. Va bene. 8 minuti quasi esatti. E ora siamo davanti al... come si chiama? Libraiki. Ma che pausa, appena cominciato. Ok, appena cominciato no, da mezz'ora. Allora, prima di Libraikis, che chiaramente è un boss dall'icona, mi metterei la mossa di cura. Poi Libraikis è di yoga, quindi richiede mosse verdi. Solo che la più forte che ho è questa. Questa è la metà più forte, è inutile. Metto la posizione ventaglio al posto di un'altra mossa che non serve. Inchino braccio in su. Anche se l'ordinerei per bene. Non si può ordinare... Ah, ok. Come sempre metto così, le prime mosse ad area, poi mosse singole, anche se tra l'ordine rosso... Come abbiamo fatto? Cosce, bicipiti... No, queste cosce. Però la Biona mi sa... Allora prima... Vabbè, l'ordine non conta, su. Va bene così. E l'ultima yoga, che non so neanche se è un colore. Giro vita, flessibilità e spalle. Ho una cura più forte, in verità, che è questa qui di addome, però... Oltre al fatto che la forbice sollevata mi stanca parecchio, questa mossa non l'ho ancora fatta, quindi farei questa e poi possiamo upgradare la forbice quando beccherò un cuore in più. Tanto non posso comunque curarmi 5 cuori, visto che ho 5 cuori. Allora, poi altra cosa. Libra X mi farà usare mosse verdi, quindi devo mettermi l'equipaggiamento giusto. Vedo se l'ho già preso, posso shopparlo da qualche parte. Ad esempio qui. Allora. Vestiti. Mosse gialle, rosse, blu. Niente verdi, eh. Chiaramente. Allora metterò quello per le mosse rosse, vuol dire. Blu. Costa anche soldi, quindi andrà bene così. Forse frullati dovrei farmene un po'. Ok. Quindi... metterò qualcosa per le mosse rosse, visto che il resto non ho alternative. Quindi non ho per le mosse rosse, qui ho per le rosse, ma ho già, e anche qui, sono già a posto per le rosse. Buono. Seppur, qualcosa per le verdi serviva. Oltre a quello, frullati. Ne ho già un po' di cura, ne ho 5, ma qualcosa per le mosse verdi allora. Ne ho 2, quindi basteranno. Una in più. Non fa male. Allora. L'uva ne ho 0. Non mi serve ora, ma... facciamolo comunque. Qualcosa che mi manca. Bibite me la grana. Beh, più forte però quest'altro, su. Non volevo fare così. Allora, questo potenzia le mosse rosse. E ho tanti pomodori e carote. Però... questo qui richiede... C'è anche questo per la difesa. Attacco rosso. Oh no, vabbè, facciamolo, ma lo userò per il boss principalmente. Che in effetti le mosse rosse... la mossa rossa che ho è forte. Solo che, da come è impostato, potrò farlo una volta sola. A meno che non converto le altre mosse in mosse rosse. In quel caso, allora, funziona per bene. Ci sono... in effetti però preferivo se faceva tutto di filo senza fare animazione una volta in volta. Ma in effetti ha un po' di senso. Ok. Frullato pronto. Narrazione, non hai però un frullatore? Tocca a me spremere a quanto pare. Ok, sono a posto. Tempo della prossima boss fight. Che è questa qui.
Boh, sarebbe questo il tempio dell'equilibrio di Libra Equis? Un po' tristanzuolo, no? Ehi, non si critica l'esterno ma l'interno. Vabbè, l'esterno in verità sono anche i muscoli. E lei è Libra? Oh no, un fantasma! Oh, un fantasma chi? Sono Libra Equis! Eminenza dell'equilibrio, un po' di rispetto per favore. Non me l'aspettavo così in effetti. Questo è il modo di rivolgersi a chi vi viene incontro per accogliervi? Lasciamo perdere, tu devi essere Waldorf, giusto? Ho già incontrato e brillantemente superato le prove di Natasha, Omero e Adonis. Mi hai stupito. La tua prossima sfida però... sarà sicuro durissima, dopo aver chiamato Fantasma ci darà sicuramente dei fili da torcere. Non ci sarà. Troppo facile qui. Come? Gambe, braccia e addome sono in ordine, anche il tuo equilibrio, ok. Non ti serve altro, sei a posto così. Che doccia fredda. Oh, oh, che faccio delusi, cosa vi aspettavate? Però se vuoi ti posso far affrontare Paletta, mio adorato animale domestico. Se lo batti diventerai uno di noi. E ecco la prova, c'è quindi, mi sta dicendo, c'è. Va bene, sconfiggi Paletta, allora. Ciao Michael, anche a te. Fa video non avvisa mai quando c'è Ring Fit. È perché avvisa molto in ritardo, quindi... quindi non avvisa, avvisa quando finisce. Nel caso c'è la parabacheca, appunto. Ok. Su per le scale. Ho le mosse pronte. Boss fight. Siete arrivati, vi presento Paletta. Mi ricorda ora che ci penso Dorotea, perché... è anche lei sopra un mezzo. È sopra una pallina rimbalzante. Mi attacca un giorno mentre attraversavo una foresta e dopo lo scontro ha cominciato a venirmi dietro e si è affezionata a me. Tant'è che ora siamo inseparabili. Ma non sottovalutarla, se non ti batti seriamente non avrai speranze accanto di lei. Musica da posto allora. Entra nel mix. Allora. Sfera spira demone verde. È spinato, non vorrei colpirlo. Allora, che boost posso prendere? Allora, questo fa le mosse verdi, chiaramente. Così hanno un bonus e oltre ad essere super efficaci faccio male. Buono. Prendo uno, grazie. Non ho modo per convertere tecniche in tecniche verdi, ma ok. Cominciamo con questa che ha un cooldown maggiore. Seppure... no, fa lo stesso danno. Tempo di fare il guerriero part time. Era così? Buono. Ci sono. Ho detto che ci sono? Ho detto che ci sono. Ci sono. Ok. Quindi è una boss fight yoga alla fine questa. Non gli faccio niente. A che serve allora? Beh, serve per... boh, perché si dimentica delle live? O per le live più lunghe di, non so, quella di l'altro ieri di 6 ore? Se dura 6 ore, avviserà entro 6 ore il bot, spero. Altra posizione. Non scordarti di cambiare gamba. Sì, cambio gamba, no problem. Oh, la musica si fa... brillante, o come si chiama? E ora mi si vede la mano che gira. Torna lentamente alla posizione. Perché è un po' storta. Non piegare il polso della mano che tiene Rincon. Ma non piego neanche l'altro se per quello. Ancora. Uno. E sei sistemato. Ok, no, la mossa è sistemato. Lo dico ogni volta. Non è sistemato, la mossa è fatta almeno. Ok. Questo farà male? Quanto dura? Ci sono. Ok, fa un po' di male ma niente che si può risistemare con una cura. Poi, posizione guerriero A. Ho fatto male i calcoli. Perché se facevo prima questa potevo fare tre mosse verdi di fila. Vabbè. Ops. Farò comunque la rossa. Tempo di fare guarire. Ma anche se in verità
Come prossima mossa forse farò la cura. Mi farà un po' di danno, ma non lo so. Secondo me reggo altri due attacchi. Dipende cosa farà adesso. Mi piace come rimbalza quello. Seppur è spinoso. Sono contento finalmente di avere mosse fisiche a distanza. Altrimenti fare mosse fisiche normali mi farà male, vero? È spinato, è una palla spinata letteralmente. Quindi buono che arrivi arrivi lo yoga a colpire. Dopo tutto fatto, ha perso un quarto di vita, direi. Allora, dovresti sentire tensione nel ventre, non nelle braccia. A volte sentiamo anche nelle braccia, ok? Oh! Prima non faceva così. Ma io paro, non importa. Ok, ha fatto male, ha fatto male. Occhio, sei a corto di cuori. Tempo delle cure. Posizione ventaglio. Usa mosse di recupero per curarti. Troppo P. Se fai i movimenti per bene recuperi più energia. Ah, quindi se sbaglio non mi curo full vita, mi dici. Se DT è lunga la diagonale, in diagonale la gamba sinistra. Non è che è un diagonale però. Così. All'incirca così. Più indietro, dai. Metto così. Direi che è buono. Più in diagonale, ok, così. È già scomodo. Vuol dire, è già scomodo. Piegati lentamente a sinistra. Non riesco a spiegarmi come fa a spiegarsi così tanto quello? Ancora un po' più giù per questa posizione. Ah! Ma che rilassarsi? È scomodo. Forse più là. Ma io cado così, io cado. Come si fa a stare qui in maniera comoda? Non mi curo un bel niente. C'è qualcosa che non... C'è un problema di fondo qui. Ok, ora cambiamo lato. Non scordarti di cambiare gamba. C'è un problema di fondo. Ah. Allora. Così? Così è più confortevole in verità. Di poco. Piegati lentamente a destra. No, così è molto molto meglio. Non so cosa ho sbagliato prima. Perfetto. Ancora un po' più giù. Espandi il torace senza curvare la schiena. Non mi sta curando però. Forse lo fa alla fine. Ancora un po' su. Beh, mi curerà almeno full vita, spero. Ancora uno. Quanto mi cura? Full vita, fantastico. Ottimo. Oh no. Cosa vuole combinare questo? Il tappeto si è tutto scombinato qui. Dannazione. I tappeti, oserei dire. Ok. Ci sono. Allora. Questo è in cooldown, ok. Bene ancora frullati verdi. Giusto uno. E stavolta faccio come volevo fare correttamente. Questo prima. Così va in cooldown dopo l'altra. Non è che appunto. Penso ogni volta. Tutte le mosse verdi di yoga sono del guerriero. Piegati lentamente a sinistra. Non so perché il guerriero faceva yoga. O forse il guerriero giapponese. Non lo so. Hai capito il pesce palla? Beh, non è proprio un pesce palla. È una palla quelle da palestra. Che non so cosa fai, mai usate, ma è una di quelle, ecco. Mi chiedo se queste posizioni esistono veramente in yoga o altre cose. Beh, credo di sì. È un gioco di fitness che vuole farti allenare. Quindi penso di sì. Non devi essere comodo, devi sbatterti e basta. Ma neanche, io cado a sinistra, a destra era buono. Di nuovo, forse ero storto, ero messo male, ma... Comunque, se mi piegavo un po' di più cadevo. Ok, no, male. Però, a metà vita adesso. Ovvero ora si arrabbia. Non so, anch'io ho presentimento. Come?
No, i super scudo mirali. No, i super scudo mirali no, per favore. I super scudo mirali no. No, questi no, sono scomodissimi. Abbassa il bacino. No, non voglio abbassarmi. Quanto dura? Vabbè, non dura troppo. Para tutto. Questo farà male, quindi devo pararlo. Però, se faccio bene non mi fa niente. Sta avendo i crampi alle gambe con tutto quel piegarsi in basso. Allora, tocca a questo. E facciamo questa. Tempo dello spawn di mosse verdi, immagino. Così direi che è buono. Perfetto. Fa vedere gli ABS, Waldorf. Sono i Wachigawio! Non posso mostrare cose che non ho. Ok, per questo cerco sempre di tenere jeans lunghi. Non vorrei mostrare più pelle del previsto. Twitch non approva. Tranne se sono girl gamer. In quel caso Twitch va bene, immagino, no? Ah, questo Twitch. Tempo di fare il VTuber allora, a questo punto. I VTuber non vengono bloccati se mostri pelle, no? Ruota lentamente. Ok. Direi che con questo arriva a un terzo. Buono così. Vedo che vedo due cerchi sullo sfondo che brillano a distanza. E ce ne saranno dietro. Ok, sì. Ce ne saranno dietro come traguardo. Fatto. E ti parlo tutto di nuovo? Certo, certo. Non vorrei beccarmelo in faccia. Dovrebbe far male una palla spinata addosso. Seppur morbida, è sempre una palla spinata. Mi ha fatto metà vita. Ma che pausa? Dobbiamo vincere qui. Ok, ultimo turno di bonus verde. E poi è praticamente fatta. Oh, vero, vero. Devo mettere in positioning. Buono. Beh, Twitch è democratico. Quello che va bene agli utenti va bene anche a lui. A quanto pare sì. Mi è venuta in mente una cosa. Ieri, così per dire qualcosa. Ieri ho visto la notizia di una streamer che prima stalkerata a casa. Tipo... il fan gli mandava i pompieri a casa, gli ordinava pizze a caso, gli suonava il citofono a caso, gli mandava anche... la polizia non ho sentito. Ma tipo gli mandava gente a casa tra pizzaioli e pompieri. E io... chiaramente è una cosa brutta, ma ho pensato... è colpa delle streamer? No, non sono quello che dice... ma mostrava troppo corpo, è colpa della ragazza. No, non è vero. Però sostengo che è colpa delle streamer che in quel modo attirano le persone più stupide del mondo. Quindi non è colpa loro che mostrano pelle, ma è colpa loro che mostrando che vogliono utilizzare la loro pelle per attirare gente stupida per farsi donare soldi. Ma tra gente stupida ci sono anche queste persone. Quindi boh, dico, se l'è cercata, ma non in modo che si pensa, ok? Pardon, volevo giusto dire la mia su questo evento. Beh, evento, su questa cosa. Allora, mosse verdi tutte in cooldown, vedo, quindi... boh, è quasi morto. Under di mossa rossa forte, allora. E poi lo finisco con un'altra verde, volendo. Dopo questa, un'altra mossa l'hai fatta? Non sono sicuro, però... Sì, muore, il prossimo turno. Ah, niente di vita, niente. Non farmi una mossa forte, per favore, o devo rifarmi tutto. Questo mi farà ok. Reggo, ma con niente di vita, reggo. Dai. Ok, ce l'ho fatta. Sto benissimo. Ultimo attacco del guerriero ed è fatta! Speriamo.
Quindi il piegamento è fatto, direi. Ancora uno. E se n'è andato. Che scontro incredibile. E poi dillo forte. Che scontro incredibile. Dai, niente. Vabbè, che hai 38 a questo punto, prenderò la mossa nuova. Ho i cuori extra a questo punto. Come un guerriero. Io non cedo. E questa volta ci sta benissimo, visto che ho fatto mosse del guerriero tutto il tempo. L'ho spammata, ecco. Pulsazioni? Ecco qua. Intanto vuoi prendere un po' d'acqua, ma è troppo distante. Appena finisce su. Che se muovo troppo non me lo prende bene. Ok. Esercizio moderato. Ho faticato abbastanza. Non troppo, dai. Un pochino, ma... Forse con lo yoga per curarmi. Solo con quello, forse. Avanti. Dai. Niente. Ah, non è paletta, è palletta. Wow, hai sconfitto palletta. Come venga un colpo, sei proprio forte come dicono. Non le pensate, non lo pensate anche voi? Erano qui a guardarmi. Beh, modestamente sono io a averli scoperti. È ovvio che se la cavino. Benissimo, quasi quasi mi fate commuovere. Sniff. Visto, lo sapevo che ce l'avresti fatta. Oh, ora non c'è compagno più degno di fiducia. Ma non dimentichiamo che il Draco sta continuando ad accumulare potere. Non abbiamo tempo da perdere. Dobbiamo scoprire dove sta. Dove sta. Dove stanarlo. Riposati un po'. Poi torna da noi. Ma che riposati un po'. Dobbiamo battere Draco. Siamo a circa un'ora di live adesso, ma devo batterlo oggi, ok? Per le mosse. Allora. Impostiamo bene. Le mosse. Togliere la mossa del guerriero. Mettere una mossa gialla che non ne ho. Inchino braccio in su. Al posto della mossa del guerriero. Perché non c'è una ad area di stessa potenza. Quindi andrà bene. Ora tutti i colori. Ho rosso, giallo, viola e verde. Ho anche due viola. Uno è anche ad area. E più una cura. Direi che sono messo bene. La cura certo scomoda, ma è sempre una cura. Allora. Penso che potrei mettermi i vestiti per le mosse viola. Però ne ho pochi, vero? O non ne ho e basta. Non ne ho e basta. Però non vorrei comprare. Ne ho già. Va bene così, dai. Ah, sì, aspetta, sì, sono quelli blu. Ma chi viola? Sono blu. Quindi ce li ho. Blu ce l'ho. Ne ho due, vero? Perfetto. L'ultimo no, perché serve una perla. Quel cavolo che spendo perle. Ok, andrà bene così. L'ultima cos'è? Più difesa. Da due difese in più, ma non mi do il bonus alle tecniche rosse. Starei così, sai. Allora, boss time. Va bene, ciao Michael, grazie di essere passato. Siamo arrivati dove si trova Draco, ma dove sono tutti? Sono già entrati? Sono nei guai, vero? Ahia, aspettateci però. Ma cos'è stata? Sono preoccupato per gli altri. Brighiamoci a raggiungere Draco. Consiglio viola. Ne ho due, quindi sono messo bene. Però strano che lo consiglia. Contro il boss Draco solitamente non lo fa. 7 minuti. Dopo questo direi che si finisce, chiaramente. Tommaso viola. Poi di più in verità altrettanto forti non ne ho, quindi andrà bene così. Frullati, veri frullati. Magari uno viola. Ah, anzi, guardali qui intanto, che ricompensa dà. Soldi? Beh. Allora, frullati. Sono il vergino chibioso. Questo non ho ancora capito a che servirebbe. Allora, spinaci, ne ho 5. Il mini non mi serve. Pomodoro. Qualcosa per le viola, questo qui. Ne ho uno solo, quindi... Ne farei... Altri due, sprechiamoci. Sprechiamoci. E poi... Questo qui pare molto forte, ne farei un altro. Tutte le mosse diventano rosse e sono potenziate. Ho anche questo. Rosso più, difesa più. Ma ne ho già 3.
Niente che cambi le mosse in viola, però. Andrà bene così, allora. Al massimo questo per le mosse gialle. Faccio un 3. Ok, non ho ancora usato molte mosse gialle, ma... boh, tutto può fare comodo. Un po' di provato d'uva. Questo sarà buono per la boss fight. Ora vedo che c'è Ring che invece la testa a sinistra e a destra, se non sbaglio. Vediamo. Bene così. Dopo che fai frullato. Tipo adesso? Esatto, la ondeggia. Ok, bello. Giusto, non ti meno. E finiamo con un po' di banane. Ma neanche ondeggia a sinistra e a destra, ma fa tipo... roba circolare, così. Ma... circa. Non lo so neanche definire. Ok, non importa. Abbiamo i frullati, penso sia un po' esagerato per il boss, ma per il futuro, sicuro. E boss time! Ho le mosse giuste, tutto impostato. All'avventura. Sconfiggi Draco. Vediamo cosa è successo agli altri atleti. Cosa sono un po' seduti mentalmente. Speriamo siano sani salvi. Oh, non è che li possiede mentalmente. Dovrò affrontarli in futuro come boss di zone. Ok, tocca un bel saltino qui. Ah, vero che c'è una delle mie musiche preferite del gioco. Ok, sono a posto. Quante volte devo saltare qui? Ah. Non vedo ancora però momenti di esperienza. Ancora uno. Ah, qui quanto devo piegarmi qui? Quanto è pesante quell'ulti, quanto... quanto richiede questo di piegamenti? Salta! Ancora? Non è finito. Non è finita, a quanto pare. Qua dovrebbe dare soldi. Dovrebbe. Ok, questi sono più facili, buono così. Eccolo qui, trovato! Fine qui! Quanto durano? Questo è più pesante. Ah, di più! Fatta? No! Quante volte? Quante volte vuoi che lo faccia? Su! Vedo ancora tante piattaforme in fondo, non è lontanamente finita. Lontanamente! Su! Ancora, eh? Questo è facile. No, scherzavo. Non è difficile, ma neanche facilissimo, dai. Pausa adesso? Davanti allo scontro di fine capitolo? Giammai. Ok, in più. Quanto voglio farmi piegare con questo qui? E quanto devo piegare? Oh, buono, level up primo del boss. Fantastico. Niente mossa nuova, purtroppo. C'è una cassa? Ah, non è una cassa, ok. Ancora un po', vedo almeno... almeno tre ancora di più saranno, vero? Di più! Ok. Che saltoni, però. Devi faticare di più, ma fa saltoni incredibili. Vai! Ancora? No, non è finito? Non pare che sia finito. Ok. No! Quante? Ce ne sono! Ultimo! Dai, siamo vicini alla fine, allora, sei l'ultimo. Di più! Vai! Ultimo saltone, spero. Non è l'ultimo, vero? No. C'è ancora uno in mezzo, vero? Di più? Su? Come di più? Yeah. Direi che questo è l'ultimo, su. Non c'è mai l'ultimo. Benvenuti al centesimo piano, no. Non è questo il centesimo piano, no. Neanche questo. Vabbè, dai, lì c'è la fine, chiaramente, dai. È l'ultimo davvero. Vai. No, non è l'ultimo davvero. Il prossimo è davvero il centesimo piano? Non credo. Non c'ho male le ginocchia. Male no, ma sento fatica. Schiati di meglio. E lì in fondo si vede l'arena. Quanti salti ancora? Solo salti devo fare qui, solo cosce. Sarebbe stato figo se mi faceva usare
tutto quanto, coscia, addominali e ventre e braccia. Dai, siamo arrivati. Qual è la trappola stavolta? E la Peppa, come siamo fastidiosi oggi. Non riesco ad allenarmi se fate tutto questo baccano. Ma sono finiti tutti. Dove sono tutti? Sentite quei fastidiosi moscerini, li ho scacciati. Fatevi sotto ora. Sono scacciati? Come? Quanta gente. Seleziona una tecnica. Oh, acqua fresca. Squadrone di Tappetix. Per fortuna la mossa... Ah, non è completamente d'aria. Allora. Fare quella d'aria e poi questa qui per fare fuori i blu. Ma i blu sono i più scarsi. Non so se faccio fuori Tappetix con questa, non dovrei, quindi... Entrambi in un cooldown di 2. Facciamo prima questo, poi l'altro e poi vediamo, ok? Sembra già faticoso. Potete già usare una pozione? No. Quindi iniziamo con... Primero squat di sumo fa fuori il blu, quindi... Facciamo più forte e vediamo. Posso cambiare bersaglio, ma chiaramente i blu sono più vulnerabili. Seppur sarebbe ottimale attaccare da una parte e poi l'altra. Non lo so. Non credo cambi molto. Facciamo prima i blu, così non si curano vicende al massimo. Anzi, no. Facciamo dai, facciamo così. Il boss è qui a sinistra. Poi colpisco tutti ad area. Poi faccio l'attacco al Tappetix a sinistra. E poi tutti quelli a destra con la mossa viola. Spero sia buono. Proviamo. Non so davvero la tattica giusta, perché non so esattamente quanto danno mi serve fare. Questo è nuovo poi. Altri squat, no, altri squat, no, però. Ah! Perché altri squat? Vediamo se quello lo facevo fuori. Non credo lo faccia fuori. Ok, calcoli poi erano giusti. Poi alla fine, in verità, non so quanto mi conveniva fare fuori i Tappetix più scarsi, perché poi stavano quelli forti. E quelli forti come li facevo fuori ad area, visto che sono dalla parte opposta dell'arena. Quindi attaccare prima a sinistra, poi a destra e infine... No, prima a sinistra, ad area e poi a destra. Dovrei fare fuori quel che serve. Anzi, forse muoio davvero il Tappetix. Penso di no, ok, allora ho fatto bene. Ho calcolato abbastanza bene, spero. Non so quanto è il giusto calcolo, ma ho fatto bene, spero. Paro. In tre attaccano. Faranno un po' di male. Il nero farà più male. No, non proprio. Il boss allora. Sì, lui fa male. Allora. Ok, lo cura, ma non volevo attaccarlo, quindi bene così. Lo cura anche tantissimo. È tipo metà mossa. No, dai. Ha poca vita il boss, ora che vedo. Ah, sono un fracasso di Tappetix che lo curano. Allora. Ho perso 2 cuori, mi restano 2 e 3 quarti, quindi dovrei reggere altri 3 attacchi. Però intanto con questo un Tappetix se ne va. Ok, è vero, è così. Non sono mai dritto, ok. Così. Circa. Quindi quella a sinistra se ne va e gli altri sono indeboliti. Così quell'altro a destra lo faccio fuori con un colpo. E quella a sinistra con un altro singolo. Intanto però un in meno. Ah, dovevi fare per avere una mossa di cura. Ok, a questo punto sei tentato usare i frullati, ma forse la cura è meglio. Non scordarti di cambiare gamba. Ruota lentamente. Ci sono anche così. E un Tappetix è andato.
Restano 3 e il boss. Che range pure, quindi non è male. Ma davvero, becca molti danni il boss. Davvero tanti per essere un boss. Cos'ha in serbo per caso? Sì, ok, resto lì. Fatta! Cioè, non attacco direttamente, l'hanno anche curato. Ma non mi faccio niente. Oh no, i tappeti scureranno ora Raffica, vero? No, peggio, il boss si prepara. Bene curato, tanto non dura così tanto il boss. E neanche voi. Però è interessante, vedere questa cosa, di fare fuori minion fuori. Però a questo punto non so se curarmi o meno. Perché facciamo così. Fare fuori il Tappetix a sinistra. E spero... No, il boss può fare il doppio pugno, ora ricordo. Vorrei fare la cura, ma... Basterà un frullato, ora dai. Un frullato basterà. 2 cuori. Ci sono. Anche se evitare meglio la cura, perché così aspettavo il cooldown delle altre mosse. Vabbè, non importa. No, così posso fare fuori quella a sinistra con... Facciamo questo delle cosce, così muore facilmente. Un di meno, così. No, meglio usare il frullato che... Che anche se mi curo, mi possono fare la stessa quantità di vita al prossimo turno. Quindi non è importante recuperare 2 cuori e mezzo. Devo usarlo per recuperarne almeno 3 o 4. 2 e mezzo forse non è abbastanza. Forse dopo, quando farò abbastanza male e sistemerò tutti i Tappetix, dopo che sono sistemati posso tranquillamente curarmi se perdo 2 cuori e mezzo. Però ho dovuto comunque perché ero a rischio di morire con un doppio pugno shottante del boss. Ed è andato! Tanti saluti anche a te, sì. Ora, vediamo se ho perdetto il doppio pugno del boss. E se mi faceva fuori. Sembra un doppio pugno per ora. Sì, era un doppio pugno. E morivo, penso morivo. Morivo, sì, morivo. No. No, mi restava un quarto di vita. Ma comunque. Allora, penso che il boss non farà un altro doppio pugno, quindi penso potrei fare uno squat e sistemare i Tappetix a destra e poi curarmi. Faccio un hard read. Il boss non farà un doppio pugno di nuovo. Però i Tappetix a destra attaccheranno. Quindi il nero mi attaccherà. Ma quello blu morirà prima. Molto prima. Ok. Potevo usare la cosa per potenziare le mosse viola, ora che ci penso. Ma tardi. Anzi, forse Tappetix curerà anche il boss, speriamo. Il boss mi fa ancora in mezzo, Tappetix metà vita. Quindi mi resterà ancora un quarto di vita, secondo i miei calcoli. Ovviamente precisi da RPG Gamer Master. Speriamo. Così morto, su. Questa poca vita. E lo sei andato a Tappetix. Bene, resta l'altra con poca vita. Da sistemare con un'altra mossa dopo la cura, immagino. Attacca uno solo, per favore. Ok, bene. Attacca solo il boss. Mi farà ancora in mezzo, ma reggo. Perfetto. Calcolato. Ok, lo curava come prevedevo. Buono così. Acqua, grazie. Chissà se c'è anche la mossa bere acqua. Ah. Bene. Solo che questa mossa in effetti... aia. Mi fa male. Ah. Allora, facciamo così. No, più. Ho capito, devo... Nelle piede più o meno verso la sinistra. Non capisco perché. Da una parte è comodo, dall'altra no. Piegati lentamente a sinistra. La sinistra non riesco bene. Ancora un po' più giù. Questa posizione è ottima per rilassarsi. Forse sono scomodo, non lo so. Così forse? Forse da una parte sono semplicemente meno flessibile. È strano però. E infatti, ah! Non viene davvero. Cambio lato almeno, dai, dura poco in parte. No, seriamente, a destra è molto più facile.
Ma non capisco perché il corpo umano dovrebbe essere simmetrico, non lo so, ma guardate quanto mi chino destra, d'altra parte non mi chinevo di un bel niente. Non capisco davvero. Oh beh dai, la parte iniziale è stressante, ma finisci rilassandoti in qualche modo. Davvero, la faccio male forse, non capisco. C'entra qualcosa che sono mancino forse? Non lo so. Ok, guarda, almeno... Ok, esattamente 4 cuori. Quindi quello che indica è la cura massima. Resta un Tapetix, che non l'ha curato, quindi... Una mossa d'aria lo sistema, vero? Non so se lo sistema la mossa d'aria. Perché ora gli ho fatto una mossa d'aria e una mossa a bersaglio triplo. Quindi gli ho fatto 60-85. Gli ho fatto un totale di 145 di vita. Quindi se gli resta poco meno di un terzo, sarà anche... Non lo so, invece sembra poco meno di un terzo, poco più di un quarto. Quindi... Se il minimo un quarto lo riesco a fare fuori con una mossa forte. Facciamo così. Usiamo un frullato viola. Frullato d'uva. Anche se no, in verità lo attaccherei con le mosse viola d'area. Boh, intanto lo uso, poi ci penso. Allora. Di nuovo, lo faccio fuori con la mossa d'aria viola, questa qui. Che però ha un cooldown ancora di un turno. Quindi penso faccio così, attacco il boss e l'altro Tapetix non penso mai... Potrebbe attaccarmi, ma potrebbe anche curare il boss. Solo che se cura il boss comunque ci ho guadagnato. Perché così uso la mossa d'aria su entrambi invece che solo sul boss. Perché se attacco il Tapetix con questa singola, dopo uso quella d'aria solo sul boss. Molto meglio usare quella d'aria sia sul boss che sul Tapetix. Per fare fuori il Tapetix. Ah beh, non devo stare giù. Ero giusto! Ah! Mi tocca sprecare movimento extra, prezioso, preziose calorie. Ok, forse in effetti lo scopo del gioco è proprio consumare queste calorie. Ok, ok. Quindi, questo farà anche male. Visto che le mosse finora facevano un bel po' di male. Cioè, 3 colpi e sono già... O 4 colpi forse, annullo già le cure del Tapetix. Questo boss ha chiaramente meno vita delle altre volte. Oh, rispetto a... rispetto a quanto danno facevo le altre volte, chiaramente. Perché ci sono... C'è uno squadrone di Tapetix a difenderlo. In effetti era questo che intendeva con buone difese. Le buone difese è uguale 4 nemici che lo curano. Dannazione, un boss con 4 nemici che lo cura. È una, però un buon piano, eh. Che frustrazione. Prendi questo. No, super squat no. Ok, ok, bene. Anzi, non lo so. Questa mossa cura però. Ok, basta spammare in effetti. Ci sono anche soldi per cuori. Ok, quindi la cura era tipo uno spreco prima. Quindi qui è proprio spam di aria. Però davvero non sapevo che mi spammava cuori. Ma va bene, dai. Finché non spreco troppi frullati. Ecco, 3 cuori mi ha curato. Potevo restare con mezzo cuore. E dopo mi curava full vita il boss. È un po' stolto da parte sua, ma va bene, se si diverte così. Plot twist finale. In verità Draco e Ring sono amici. E hanno fatto questo per divertirsi e allenarsi. Ma ce la puoi fare. Ok, Tapetix ora non ha fatto niente, bene. Quindi ha sprecato i suoi ultimi attimi di vita. Tempo della mossa d'aria. Squat sumo. Giù, oppure altro plot twist. Il cattivo è un altro. E Ring e Draco si sono messi d'accordo per fingersi rivali. Così io mi alleno con Draco, pronto alla battaglia, alla vera battaglia finale contro il vero male. Beh, questi plot twist non mi spiacerebbero. Invece del classico sconfiggono Draco e diventa buono. Sono sicuro che Draco diventa buono a un certo punto. Dai, erano amici un tempo lui e Ring. Quindi non penso, lo uccidiamo, tornerà buono. Sono sempre così giochi Nintendo. Potrebbero sempre farli finire bene, ma con un plot twist in mezzo, davvero, come quello che ho accennato io. Non so se è dei migliori, ma... Ma sarebbe un'idea carina. Si sono messi d'accordo per fingersi rivali, così da allenare il protagonista per il vero cattivo. Che è veramente cattivo, diciamo.
Magari mi fate diventare buono, non lo so, ma basta che mi mettete un vero cattivo. Che vabbè, lui è cattivo, ma fino a un certo punto, su. Perché chiaramente si capisce che deve tornare buono questo qui. Metà vita mi ha fatto, aia. Ma dovrei parare altri colpi. Certamente non rischierei, ma... Ma no, lo faccio fuori con questo, lo faccio fuori. Ah. Con questo è fatta. Ok, la drizzo un pochino. Buono. Quindi... Sì, muore 100%. 5. 4. 3. 2. 1. E Draco se ne deve andare. In un altro capitolo, ma lo rivedremo. Però, chiaramente, tipo dall'inizio fino a questa parte. Una bella anche, oh, carino. Bella esperienza. Mossa nuova, no, era il 38. No. Prossimo livello, ok, niente. Però è fatta. È come un guerriero. Io non cedo. Yeah. Posizioni, ma perché no? E mentre bevo un po' d'acqua. Ah, che fresca. Ok, è bello, sto attorno al 70%. 75 all'inizio, ma un po' si è equilibrato. Poi sono qui da un'ora e un quarto, quindi la parte finale è un po' più faticosa. Devo ancora riprendermi dalla battaglia contro quei quattro. Ecco perché avevo poca vita. Però possono essermi ancora utili. Devo ancora lavorare sul potenziamento della mia difesa. Non è ancora sufficiente. Mi possono rendere utili. Vuol dire che li vedremo come cattivi più avanti. Li converte al male, mi stai dicendo? Boh. Una cosa è certa, non posso introdurre così quattro personaggi e poi non mostrarli mai più. Chiaramente torneranno. Natasha Kosha! Omero Cipicipitis! Adonis Abdomis! Libra Ekis! Brutto segno, pare non ci sia più nessuno qui. Forse Draco vuole usare gli Atletici 4 per i suoi malefici piani. Dobbiamo salvarli prima che sia troppo tardi. Nei prossimi capitoli. Che sarà? Il paese avvolto nell'oscurità. Vabbè, dopo tutto è quello che abbiamo visto finora, no? Ah. Complimenti per aver giocato in modalità avventura. Hai fatto il mondo 5. Il fatto che Draco riesca a curarsi da solo va contro le regole. Ce l'hai messa tutta fino alla fine, ottimo lavoro. Beh, no, contro le regole no. Un boss che si cura così dal niente e si cura anche di tanto, sì. Lì si curava poco e anche con gli alleati, quindi era facile evitare che si curasse. Cioè, gli alleati che lo curavano era per una persona abbastanza, un po' minimo strategica, era dei punti vita extra del boss. Quindi devi fare fuori quelli per battere il boss prima. Puoi battere il boss anche senza fare fuori i nemici intorno, ma chiaramente è più difficile. Infatti è inutilmente faticoso anche. Anche se lo scopo del gioco è faticarsi, quindi, boh, dipende. Va bene, 30 minuti di attività non stop. Riassunti in un'ora e un quarto. O al contrario, un'ora e un quarto riassunta in 30 minuti. Va bene, tempo di fare il defaticamento. 200 squat, 200 inchini e braccia in su. E faccio fuori streaming questa cosa, come sempre. Allora, che dire che è tutto? Oh. Allora, prima di concludere, vi ricordo come sempre che stasera su Discord c'è la serata dove vediamo il film di Steins Gate per prepararci alla prossima live dopo la prossima di Final Fantasy 13. Posso spiegare? Mentre domani si fa il gioco di Lollo, il nuovo gioco che ha fatto per un contest di solo grafica base, quindi... Non so se è come gli altri, ma chiaramente se l'ha fatto lui sarà interessante. Domani alle 16 come sempre, o stasera alle 21 per quella cosa che ho accennato prima. Va bene, vi ricordo comunque, vi consiglio di,
di fare un salto alla live di dopodomani, giovedì sera, perché seppur c'è Final, lo dico così, seppur, dico seppur, c'è Final Fantasy 13, volevo fare una cosa particolare. Va bene, grazie mille allora per aver seguito. Io vi saluto e ci vediamo a quando capita! Mi fanno male le gambe, aia!